Il capo del governo Giuseppe Conte è intenzionato comunque a non prendersi l'infrazione dall'Europa, perché è un'infrazione molto costosissima, si parla di 3 miliardi e mezzo di euro di multa. Quindi il Premier Conte ha scritto la lettera in risposta alle accuse dell'Unione Europea e gli è stata dichiarata insufficiente per evitare la procedura, ma su questo non avevamo dubbi. E per di più ha fatto infuriare i commissari europei perché era scritta solo in italiano. Come sapete, la lingua ufficiale per le comunicazioni tra stati è l'inglese, però il buon Conte gliel'ha scritta solo in italiano. Come dire, io sono italiano, il governo italiano, ve la fate tradurre, ma il povero Conte gli ha detto: va bene, adesso ne faremo anche una versione in inglese e ve la mandiamo. Non che Conte non sappia l'inglese, perché lo sa perfettamente, però gliela manderà anche in inglese. Però si sono abbastanza infuriati, addirittura sono rimasti scioccati da quello che dicono, scioccati perché la lettera non era definitiva, era incompleta e soprattutto, che ancora peggio, era in italiano. Che ne dite? Bravo Conte? Ma sì. Traduci. Dovete tradurvela voi la lettera.